Manca davvero poco all'arrivo del primo rimorchio di uva. Buongiorno da Mauro e da Viviano. Bene, come vedete ci troviamo all'esterno della cantina e alle nostre spalle c'è l'impianto di ricevimento dell'uva. Ma prima di parlarvi dell'impianto, anzi prima che Viviano ci parlerà dell'impianto di uva, voglio fargli subito una domanda ben precisa. Viviano, cosa si utilizza per vendemmiare o raccogliere l'uva? Si utilizza soprattutto la vendemmiatrice, quindi una vendemmiatrice meccanica che il suo meccanismo si basa sullo scottimento della pianta e sulla caduta degli acini dell'uva. Ma poi per il trasporto anche lì si utilizzerà qualcosa di preciso, giusto? Si utilizzano i carri raccolta che sono detti in gergo vasche, che sono di diverse grandezze, fino anche a 200 quintali. Bene, resta con noi perché adesso andiamo sul campo e ti facciamo vedere com'è fatta la vendemmiatrice. Siamo arrivati finalmente sul campo, accanto a me c'è Christian, un esperto anche appassionato di attrezzature e trattori agricoli e di cui voglio subito fargli delle domande ben precise riguardo l'utilizzo della vendemmiatrice. Christian, come funziona la vendemmiatrice? La vendemmiatrice, in questo caso che l'abbiamo qua dietro, è una vendemmiatrice trainata, quindi è trainata dal trattore, funziona per scuotimento, all'interno ha dei scuotitori, ha dei battenti che nel momento in cui il filare di vigneto passa all'interno lo agita e gli acini cadono nel fondo e vengono recuperati tramite dei nastri e portati nelle vasche e nei cassoni. Ok, ho notato una cosa, che questa vendemmiatrice è dotata anche di diraspatori. Come funziona? Cioè, com'è il funzionamento di questi diraspatori? Niente, al momento dello scuotimento può essere che all'interno degli acini cadano anche qualche foglia e qualche grappolo. La macchina solitamente preleva solo gli acini dalla pianta, ma qualche grappolo può cadere. In questo caso il diraspatore funge un po' da setaccio, quindi fa cadere gli acini nella vasca e quello che non è acino, quindi foglia, grappolo e qualsiasi altra impurità, viene portata fuori da questi scivoli e scaricata di nuovo nel suolo. Viviano, e quanto è importante che l'uva sia pulita, arrivi già pulita in cantina? Beh, è molto importante che l'uva sia già pulita in campo per evitare inquinamenti, evitare magari anche i grappoli e le foglie possono compromettere quella che è la fermentazione e poi il vino futuro. Un'altra domanda, Christian, volevo chiederti. Ho notato che questa vendemmiatrice è trainata. Serve un trattore particolare per trainare questo tipo di vendemmiatrice? Ma intanto serve un trattore dalle dimensioni che permetta di accedere all'interno del filare, quindi non si può chiaramente attaccare macchine e trattori troppo grandi, ma comunque una macchina che abbia una certa prestazione. In questo caso, quando abbiamo attaccato un trattore da centinaia di cavalli, che sia in grado di gestirlo discretamente, insomma. Dato che tu sei amante, conoscitore dell'attrezzatura agricola, hai avuto occasione anche di utilizzare magari macchine un po' più datate, un po' più vecchie. C'è una bella differenza tra, diciamo, una macchina così di ultima generazione a quelle vecchie? Ma diciamo che sicuramente sì, perché intanto questa è una macchina che ha all'interno un quadro strumenti in cabina in grado di darti regolazioni multifunzionali su qualsiasi organo in movimento della macchina, quindi la velocità dei nastri di trasporto dell'uva, la velocità dei diraspatori che parlavamo prima, la velocità, lo scuotimento, quanti battiti dare all'uva nel momento del passaggio.
Dopodiché ci sono altri nastri di trasporto che vengono regolati sempre comunque tramite un quadro, un pannello strumenti, un quadro comandi che una volta non esisteva e toccava in qualche modo andare ad adeguare o la velocità o comunque non avevi la possibilità di gestire una vendemmia al migliore dei modi, perché ogni annata, ogni stagione chiaramente è a sé stante e ogni tipologia di vino, di vite è a sé stante e di conseguenza bisogna adattare la macchina in base alle esigenze. Che è importante, perché se noi lasciamo la macchina regolata male rischiamo di andare a danneggiare in una, magari in un'uva anche fatta, in un'uva matura, rischiamo di danneggiare il prodotto e creare troppo mosto e non portare dentro l'acino intero e dopo chiaramente in cantina non conferire quello che serve, insomma. Infatti Viviano, tu avrai visto la differenza tra una macchina di nuova generazione rispetto a quella vecchia, la differenza anche del prodotto che arriva in cantina. Sì, esattamente, un acino comunque completo, non rotto, portato in cantina, vuol dire anche minore ossidazione in campo e una gestione migliore della vinificazione poi. Bene, ringrazio Cristian innanzitutto di averci spiegato l'utilizzo e il funzionamento della vendemmiatrice. Ringrazio Viviano per la spiegazione enologica. Vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su quelle che sono tutte le fasi della raccolta e poi della vinificazione in cantina. Vi lascio un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto! Ciao!